Anto, grazie di aver accettato il nostro invito. Adesso faccio la persona ufficiale e seria. Io, come ho detto prima, scherzosamente alla Renza, intanto volevo annunciare che molto probabilmente, non dico che sarà l'ultima intervista, ma quasi, perché avendo venduto il 7 di aprile in pieno coronavirus e le riviste alla nuova società, ho intenzione piano piano di iniziare a godermi, se arrivo a essere un po' più vecchio, la mia vecchiaia. Ho la fortuna adesso di avere una squadra insieme a Delizi e così via, una squadra di collaboratori valida, giovani, che sanno molto più di me della tecnologia moderne, e spero, se riusciamo a quadrare la collaborazione con le testate del building di Quine, che Professional Parquet, che indubbiamente ha avuto un calo, la mia stanchezza indubbiamente si è riflessa anche sul calo della rivista, e se riesco a portare avanti il progetto che ho in mente con i signori della Quine, avendo appunto riviste in due settori comunque importanti, io credo che Parquet possa ancora dire e fare il suo dovere di rivista di informazione e rivista tecnica. Quindi, sotto i miei consigli, però io cerco di piano piano di allontanarmi, perché ho bisogno proprio di riposarmi. Detto questo, cara Renza, adesso io ti dico seriamente, tu hai preso una patata bollente, ma è un bollente positivo, non è un bollente negativo, perché grazie ad Andrea Margaritelli, che ho il piacere di conoscere, finalmente il gruppo Pavimenti in Legno, forse in una Federlegno anche un po' diversa, forse una Federlegno in cui si è badato un po' di più al legno, in quanto le presidenze erano comunque di persone più vicine al legno, è riuscito a dare, con la ricerca che ha fatto, un'immagine fuori diversa. Io mi auguro, come hai fatto tu, che altri, perché il Veneto è un distretto molto importante del legno, altri seguano il tuo esempio. Però c'è una cosa bella in tutto questo, anche se non è, che tu sei la prima donna presidente, e non è una cosa, questo è una. È un orgoglio, è una cosa importante, perché forse noi uomini iniziamo a capire qualcosa, perché siamo tutti un po' maschilisti, parliamoci chiaro. Ecco, come ti senti, come hai ricevuto e come hai interiorizzato questo incarico? Intanto ti devo ringraziare dell'opportunità che ci stai dando a me e Andrea, così di confrontarci un attimo, di fare due chiacchiere insieme, perché è sempre un piacere. Poi comunque io non ci credo che sarà l'ultima intervista e proprio non ne voglio sapere, per cui lascia stare quell'argomento. Diciamo che un giorno Andrea. È stato appena precettato, direttore, con queste Sì, parole. lo so bene, ma io voglio bene al mercato del parquet, che sono veramente stanco e ho qualche problema, però non mollo, ma devo essere seguito anche dalla proprietà. Ecco. Prego, scusa, dimmi. No, ci mancherebbe. Ho detto che un giorno ero qui tranquilla che lavoravo sulla mia scrivania e ho ricevuto una telefonata da Andrea che mi ha no, scioccato di più, ma emotivamente proprio colpita sotto l'aspetto emotivo, perché è una cosa che proprio non potevo mai pensare che succedesse, che proprio Andrea mi chiamasse per propormi un proseguo nella sua candidatura. Io sono restata, come ho detto, proprio molto sorpresa anche sotto l'aspetto anche emotivo, perché io non ero comunque all'interno di Federlegno, perché noi siamo usciti un po' di anni fa, però nel tempo ho sempre seguito un po' quello che l'associazione ha fatto e sentivo, anche perché ho collaborato anche non essendo all'interno con Andrea, per dare e comunicare a lui dei numeri che gli servivano per fare il grande lavoro che ha fatto. Per cui ho visto, si sentiva che l'ambiente era più frizzante, era diverso e era più del fare.
E ho detto, beh, lasciami che ci rifletto un attimo, anche perché ero commossa, dico proprio piacevolmente commossa alla sua telefonata. Dopo la riflessione che ho fatto nei giorni successivi è stata anche riguardo la mia femminilità all'interno del settore, perché comunque sapevo di essere la prima donna che poteva entrare in questo mondo di uomini. Però l'ho sempre fatto, del resto l'ho sempre fatto, perché quando ho sposato la causa di mio marito, quando mio marito mi ha chiesto, Renza, vieni a lavorare con me, io ero una statale, lavoravo in posta, praticamente l'ho sempre fatto, per cui per me non è una novità questa, anzi è un piacere, perché diciamo che nell'uomo io vedo tante, l'uomo e la donna hanno delle... Si completano, però hanno delle particolarità l'uno e l'altro che li rendono caratteristici, e questo confrontarmi con il mondo degli uomini mi è sempre piaciuto, perché l'uomo è diretto, perché l'uomo è più veloce nelle cose, la donna più riflessiva, per cui io mi sono sempre trovata bene in questo mondo qua, anche se sto vedendo che ci sono delle donne che stanno crescendo molto all'interno del nostro comparto, per cui anche nell'associazione ho trovato delle persone molto valide, abbiamo dei riferimenti in associazione di donne molto valide, potrei farne alcune ma non vorrei dimenticarne altre, ma la nostra Rita D'Alessandro è un riferimento da anni e anni, è una donna e tratta argomenti molto tecnici, perché le normative sono argomentazioni molto particolari, sono argomentazioni tecniche, per cui richiedono anche una specificità di conoscenza del prodotto. Per cui ho detto, perché no, accettiamo questa sfida, però Andrea mi ha promesso che resterà comunque al mio fianco e mi supporterà nel mio viaggio all'interno della federazione. E anche questo è stata una cosa la quale mi ha aiutato per decidere per il sì. Allora, quello che io ti posso promettere anche da esterno, no, ora scherzo, ma io credo che continuo a fare consulente, è quello che ogni qualvolta, ma Andrea lo sa perché siamo stati mediamente presenti, lo chiamavo, c'era da fare l'intervista, c'è da chiedere come va la situazione, su questo siamo stati, beh, tranne i periodi un po' drammatici, perché io sto spesso male. Purtroppo seriamente, e quindi lo faremo anche con te, a maggior ragione perché adesso se ne occuperà anche un po' mia moglie di perché, immaginati te, se c'è una donna presidente, se non c'è la complicità di sesso. Io so, è anche presto per chiedertelo, e magari mi può rispondere Andrea, quale possono essere le prospettive, specialmente in un momento difficile come questo, perché adesso funziona tutto, ho parlato anche con i vari altri personaggi, parlo di Gian Giulio in particolare, che essendo i Mapei, per quanto devastata dalle brutti avvenimenti avvenuti nei mesi scorsi, insomma, mi dà il polso della situazione, c'è la preoccupazione che adesso vada bene, però di quello che può succedere dopo, perché adesso ci sono gli ordini di quello che si è fermato, parlo sotto profilo architetti, posatori, edilizia. Cosa pensate nel breve di fare per aiutare a la ripresa, passato questo momento giustissimo di ripresa, perché si è fermato, però ci vuole una continuità. A voi non basta la ripresa di questi mesi, giusto Andrea? Direttore, guardi, lascio ovviamente la risposta dopo, completarla a Renza, integrarla, completarla o elaborarla completamente, ma sento necessaria una premessa. In comune l'inizio mandato in questo ruolo ha molte affinità. Io ricordo quando ho assunto questo incarico ormai tre abbondanti anni fa, vivevamo una situazione peraltro difficile, cioè magari è stato, ma ci provo.
il peggio era passato, ma ci trovavamo effettivamente ad affrontare la fase più difficile della ricostruzione. Il gruppo stesso delle aziende mostrava con una sua disgregazione in qualche modo una situazione difficoltosa. Quindi sono partito in ho assunto un incarico che peraltro è inaspettato, quanto è stato inaspettato per Renza, perché non era assolutamente nei miei programmi, e con la stessa attitudine, atteggiamento che ho veramente grandemente apprezzato di Renza, cioè di spirito di servizio, di umiltà, di spirito di servizio e di disponibilità a mettere in discussione i propri programmi per fare un atto, chiamiamolo, di generosità per quanto sia e di servizio, mi sono trovato nella sua stessa posizione ad accettare un ruolo che non avevo sicuramente cercato e facendolo con quello spirito. Però era un momento difficoltoso. E quello che Renza insomma, si trova davanti in questo momento è indiscutibilmente un altro momento difficoltoso di cerniera. Siamo in videoconferenza in questo momento, e anche un anno fa probabilmente questa intervista l'avremmo fatta nella redazione di Professional Parquet in carne ed ossa. E quindi viviamo una situazione di crisi di altra natura, ugualmente inaspettata. E quindi è difficile, credo, fare proiezioni, programmazioni di grandissimo percorso, però ci sono sicuramente alcuni cardini importanti, credo, dei punti saldi che rimangono sempre. Prima di tutto il valore della squadra e delle persone, le energie che possono scaturire dal fatto che le persone dialoghino, parlano, mettano insieme i cervelli, i pensieri e lo facciano con uno spirito appunto di vero, spirito di collaborazione. Qualunque sia la direzione, questo produce in generale per un settore, produce del bene. E quindi senza, prima ancora di tracciare una linea programmatica, io sono convinto che il valore della compattezza, dello spirito, dell'apertura al dialogo è già un valore importante che dà saldatura a un settore, che lo rende più percettibile, che lo rende più forte, è già una gran bella parte del programma. E su quello che ha detto Renza volevo rientrare perché dall'altro capo del telefono appunto c'ero io ho detto a Renza che sicuramente non lo nascondo, non lo nego, ho pensato a lei immediatamente, ma ciò che mi ha più colpito è stato il fatto che quando è stata allargata questa proposta, un po' atipica, perché nel momento in cui nasceva l'azienda Garbellotto era per ragioni legittime e scelte legittime, non era il Federlegno, l'adesione a questa idea, a questa proposta è stata larghissima, unanime, rapidissima. Non credo sia mai avvenuto prima di ricevere nel giro di poche telefonate un fortissimo accordo, ma soprattutto un fai tutto ciò che è possibile perché possa avvenire. Quindi è stata una richiesta che è stata sottoposta a Renza con un grande calore umano, con un grande supporto che non è mio solo personale, ma di un'intera squadra, di un intero settore. La seconda sottolineatura che volevo fare è che l'essere donna e l'aspetto femminile per me è molto importante, credo fortemente all'aspetto che la parità di genere sia ancora, ahimè, nel 2020 una battaglia importante da condurre. Ma devo dire che in questo caso la sento come l'ultimo degli argomenti, perché anteporre questo mancheremo di rispetto. Renza è prima di tutto una persona che ha dimostrato capacità organizzative, imprenditoriali, quindi ha meriti che vengono molto prima dell'avere una M e una F sulla carta d'identità nell'indicazione di genere. Quindi è una persona capace, che gode della stima larga, ovviamente all'interno della sua azienda, ma che si irradia alle aziende del settore che io ho potuto toccare con mano. È stata voluta molto più perché capace, prima ancora perché capace in gamba che non perché donna, questo mi sento di sottolinearlo. Il secondo motivo è che si arricchisce la guida del gruppo Pavimenti in Legno di una rappresentanza
di una persona messa generosamente a disposizione da parte di un'azienda, di un gruppo, perché dietro Lorenza c'è un'azienda, c'è un gruppo di persone, non è lei, ovviamente qualcuno ci deve mettere la faccia, come è accaduto nel mio caso, ma sottrarre del tempo a un'organizzazione significa che quella generosità è anche dell'organizzazione stessa che presta una risorsa, ed è un'altra azienda significativa del Made in Italy, con una natura industriale, produttiva, quindi che crede ancora nella old economy, nel fatto che ci sia ancora possibilità di produrre bene in Italia, e che si aggiungono a tanti altri predecessori. Non vado molto indietro nella storia, ma ricordo l'azione importante di Carlo Comani, messo a disposizione dalla Gazzotti, che insomma è l'azienda che ha fatto la storia del nostro settore. Seguire l'azione di Lorenzo Onofri di Stile, di Massimo Gasperini di Crespano Parquet, ho fatto io un tratto di strada e ora prende il testimone un'altra bella azienda italiana, e tutte sono realtà che credono nel Made in Italy davvero, non è un tricolore messo nelle scatole, non credo, e credo che anche questo sia un passaggio interessante. E poi terzo, solo terzo, è donna, e sono veramente felice che sia la prima volta che questo ruolo viene realizzato da chi insomma può portare effettivamente una sensibilità diversa, aggiungere un tratto di sensibilità che secondo me arricchisce la vita, come arricchisce la vita delle famiglie, arricchisce quello delle imprese, arricchisce sicuramente la vita associativa. E quindi c'è una grossa, siamo felici, ovviamente non rispondo facilissimamente alla provocazione di Renza. Renza non avrebbe assolutamente bisogno, ma come io mi sono sentito quando ho assunto il ruolo, di chiedere il supporto da parte di chi mi ha preceduto e mi è stato generosamente concesso, ovviamente in tutta la misura che le sarà utile, io personalmente, ma sono sicuro anche molte dei nomi che ho citato, che hanno svolto prima di me questo ruolo, saranno veramente al tuo fianco, Renza, per rendere l'attività del gruppo più forte. Intanto colgo l'occasione per ringraziarti a nome di tutti della tua adesione. Posso rispondere, direttore? Beh, sì, intanto... Sì. Andrea, tu hai delle parole sempre che sono speciali, e sai anche come emozionare le persone, ma dirle in maniera col cuore, perché non sono cose dette tanto per dire, si capisce, si percepisce. Io di questo ti devo ringraziare, perché comunque siamo colleghi, e questo è il grande rispetto che io non ho mai voluto sentire. La parola concorrente, una parola che non mi piace, mi piace tanto colleghi, e sentire da un collega queste parole che riguarda anche la mia azienda mi fa un onore e una felicità incredibile. Per quanto riguarda sicuramente il mio operato, io so, come mi ha detto prima Gabriele, che il mio predecessore Andrea ha fatto tanto e io devo fare bene. Vedrò di fare tutto quello che è nelle mie possibilità, supportata dalle persone che sono nella squadra, nel migliore dei modi. La scorsa settimana sono andata a Milano, ho conosciuto anche parte delle persone che non conoscevo, ho trovato un ambiente eccezionale, fatto da persone veramente pratiche, veloci anche nelle idee, è quello che serve al giorno d'oggi. Abbiamo bisogno di gente che sa cosa vuol dire fare, cosa vuol dire collaborazione, condivisione, cercare di portare a termine gli obiettivi, centrare l'obiettivo e lavorare tutti in squadra per quell'obiettivo, perché le aziende in questo momento, io ho preso anche questa carica, è proprio anche per aiutare il comparto del pavimento in legno, che credetemi è una, per me è importantissimo all'interno della casa. Il pavimento in legno ha una importanza enorme, perché se anni scorsi lo vedevamo come un rivestimento, è diventato un complemento d'arredo, per cui noi entriamo nel mondo del design, dell'arte, della bellezza, e abbiamo un Made in Italy, come hai detto tu Andrea, che è un valore aggiunto che nessun altro paese europeo ha,
per cui non lo dobbiamo valorizzare, perché aiutando le aziende aiutiamo tutto il nostro comparto. Dobbiamo avere un occhio di riguardo sia a monte che a valle, cercare di dialogare il più possibile sia con chi è alle nostre spalle, con chi produce, con chi è con noi, ma anche con chi posa i nostri pavimenti in legno, di condividere trasversalmente gli obiettivi che devono essere condivisi da tutti i nostri soci. Per cui quello, la prossima cosa che farò immediatamente nei prossimi giorni, se non ce la facciamo, perché proprio la candidatura è avvenuta poco prima delle vacanze, delle ferie estive, anzi colgo l'occasione a tutti di augurare una buona vacanza che sarà diversa da tutti gli anni. È difficile, perché è anche, sì, tornando all'argomento che stavo trattando, dico che io mi devo confrontare con tutti i nostri soci, e questa è una cosa importantissima. Cercherò naturalmente di dialogare il più possibile per capire gli obiettivi comuni e sentire da loro veramente in prima voce le loro necessità, perché il dialogo è la prima cosa. Abbiamo una cosa bellissima, io dico sempre, abbiamo la parola, più bella cosa non c'è, perché non approfittare, non dialogare di più con le persone? Adesso abbiamo anche queste, purtroppo, da un lato e bene dall'altro, la tecnologia che ci sta aiutando con queste piattaforme, per cui i dialoghi, le vicine, cioè siamo più vicini, riusciamo a condividere maggiormente senza spostarci molto, per cui importantissimo sarà questo focus per me, che è proprio quello di dialogare sia con chi sta a monte che chi sta a valle, e cercare di portare avanti le aziende che lavorano qui in Italia, che stanno dando l'anima, il corpo, il sangue e la mente per superare questo difficilissimo momento, naturalmente avendo un occhio di riguardo ai nostri collaboratori, perché noi sì, siamo aziende, ma abbiamo tanta gente che lavora per noi. E questo deve essere un focus importante, perché dobbiamo cercare di mantenere l'occupazione, dobbiamo cercare di mantenere alto il prestigio anche del prodotto stesso, per cui guardare sulla qualità, pensare alla salute, un altro argomento molto importante che in questo difficile mese è sempre stato un argomento di dialogo, ma la salute è importante, perché la salute all'interno delle case, la salute dei nostri prodotti, la salute nostra, il nostro benessere, e questi, questi focus qua saranno le prime cose che incomincerò anche naturalmente a dialogare, tenendo presente che prima devo parlare e confrontarmi con Andrea e portare avanti il suo lavoro e portarlo avanti e anche finirlo, portarlo a termine, il lavoro che ha fatto Andrea e che lui ha nella mente di poter espandere in altre situazioni. A parte i complimenti, ma io da esterno posso dire che non vi siete fatti complimenti, avete detto una verità, perché io sono sul mercato, lo sono, e non ho mai sentito parlare male di Margaritelli e non ho mai sentito parlare male di Carmelotto, in un mercato in cui il Pettegulès, dicono a Milano, è di moda, è fisso, perché veramente c'è modo e modo di lavorare in un mercato in cui c'è tanti levantini, c'è tanto approfitto, è un mercato estremamente eterogeneo. Io, quando c'era ancora il 6 e 2, ho fatto degli incontri sul marketing, non fatti da me, ma dal dottor Retondini e così via, ma in cui la filiera è estremamente strana, difficile, ma io davanti a voi è lo specchio di quello che il mercato dice di voi, l'immagine che ha di voi è questa, è quella della professionalità, della serietà, della competenza, e questo è importante. Io so sicurissimamente, Andrea, questo non è mi conoscete, io non faccio piaggeria, mi sputerei in faccia al mattino quando mi sveglio. La Renza non può altro che fare del bene sotto il profilo dell'immagine, perché Andrea, io gli do del lui, il lei, perché è un rispetto, non lo so, che io nei confronti, per me, quando guardo lui vedo suo Giuseppe, e io suo Giuseppe non potrei mai dare del tu. È così, io sono nato
con le strapazzate del signor Giuseppe, per cui e sono cresciuto a quel livello. Però dico che io credo che veramente tu, Renza, farai veramente del bene al gruppo Pavimenti in Legno. Grazie. Che, no, perché è il legno importante, non è amato per mille motivi, non è amato come dovrebbe essere amato dalla massa in proporzione rispetto a quel maledetto 4-5% che non riesce a scostarti, come quando è stato eletto Andrea, poi sono successe varie cose, a me personalmente, parlo di salute, ho visto una possibilità di ricrescita, e questo è avvenuto. Vedere che adesso, perché si era perso, perché i meandri, le crisi, ma vedere che una persona, quelle di prima anche, però insomma, magari Andrea, la tua cultura e il tuo modo di fare è riconosciuto da tutti, è partito dalle vostre ricerche di marketing, dal tuo fare l'alleanza, da tante cose, perché io l'ho vissuto, criticate e poi copiate, insomma, c'è nella Margaritelli c'è professionalità, e ti garantisco, Renza, che quando si parla fuori c'è professionalità anche in dimensioni diverse. Io non so i vostri fatturati, ma andrò a cercarli, c'è l'immagine di professionalità della Gabellotto, quindi io vedo una continuità. Certo, lui è un uomo, tu sei una donna, però vedo una continuità di immagine, e questo è molto importante, credo, per il mercato, perché io, al di fuori di essere una persona che si sta ritirando, a me piace, perché ho fatto questa rivista, ho fatto tutto quello che ancora oggi si fa, bene o male, parlo di associazioni più o meno decenti, si fa, l'abbiamo sviluppato noi, dai corsi, corsi autonomi dalle aziende, corsi per posatori, per architetti, corsi per consulenti, cioè l'ha sviluppati non professional, perché non io capisco nulla di perché non so distinguere due sensi, guardi lei, per cui cioè, mi fa piacere questa continuità. Non l'avrei forse detto, ma non avrei neanche incentivato questo incontro, perché se ci fosse stato qualche un altro, qualsiasi cosa. La possibilità di richiamare due parole chiave, che una l'ha detta Renza e una la sta dicendo lei, direttore, adesso. Quella che riprendo da Renza è salute. In qualche modo ha fatto l'umiltà di dire prima ascoltiamo e poi individuiamo delle direzioni. Ha citato il tema del legno come portatore di salute, di benessere, che sicuramente è un campo molto poco esplorato fino a oggi nella comunicazione del legno. Si è privilegiato la sua bellezza estetica, che resta, ma credo dopo la crisi che abbiamo vissuto, il tema del legno come legno materno, capace di proteggere, di creare un ambiente insomma, salvo e protettivo, e c'è anche questa un'accezione molto, molto femminile, se posso dire. Il legno è maschile in italiano, ma era femminile in latino, era materia, madera, in spagnolo. E effettivamente ha una componente di femminilità legata al suo spirito di prendersi cura, protettivo, di rispetto della salute, di estetica. Sappiamo che è un patrimonio solo femminile, quello del gusto estetico, ma sicuramente non manca nell'universo femminile. Questa parola salute, Renza l'ha toccata. Lei, direttore, ne tocca un'altra, anche se in forma autoironica, che è tecnologia e rivoluzione digitale. Ecco, questa è un'altra grossa sfida, penso che davanti nei prossimi anni ci sarà: coniugare la naturalezza di un materiale bello e naturale come il legno e la sfida tecnologica digitale. Saremo, penso, tutte le aziende del nostro settore impegnate, poterlo fare assieme sarà interessante. Siccome lei ama la polemica, direttore, per non lasciare concludere una intervista solo con scambi di complimenti, non ultimo quello a Professional, perché credo che noi tutti riconosciamo il merito di aver fatto da corde vocali del nostro settore per tanti anni,
E sicuramente non sfugge a me, non sfugge a Renza, ne abbiamo anche parlato con grande trasparenza, ci sono tanti elementi di criticità che vanno migliorati. Il nostro gruppo, io quando Renza mi ha chiesto com'è la situazione, Andrea, che cosa mi trovo davanti, non ho nascosto che sono delle difficoltà significative, è un gruppo eterogeneo, ci sono aziende di dimensioni le più diverse possibili, cioè ci sono insieme allo stesso tavolo produttori e distributori, ci sono aziende che oltre al legno in piena legittimità producono materiali che imitano il legno e aziende invece che sono concentrate solo sul materiale. Nelle varie tipologie delle pavimentazioni ci sono aziende che scommettono maggiormente appunto sulla produzione in Italia, altre sull'importazione, alcune su una tipologia di legno magari tradizionale, altre su tecnologia due strati, altre su tre strati. Quindi l'eterogeneità è una tratto molto caratterizzante di questo gruppo e da un lato arricchisce, dall'altro riduce gli spazi sui quali si può fare un intervento comune. Però gli spazi esistono, vanno trovati con intelligenza, le difficoltà esistono, non nascondiamo a nessuno, né io prima né Renza domani saranno Federlegno. Federlegno è un'istituzione non è priva di difetti e le aziende che sono associate li rilevano e è giusto che li continuino a rilevare e penso che ciascuno di noi ci metterà del meglio per dare un contributo e migliorare, per portare quanto più anche a livello associativo i canoni del nostro modo di operare nelle nostre imprese, che è ispirato alla professionalità, a buon senso, a mettersi al servizio. E io su questo, tutti questi punti mi sento molto, molto fiducioso che abbiamo davanti a noi un altro bel percorso. Concludo dal lato mio semplicemente dicendo che felice non solo del passaggio di testimone ma anche di aver fatto un mandato breve, quello di Renza è leggermente più lungo di un anno perché è cambiato lo statuto, ma credo che effettivamente passare il testimone è un elemento importante per dare ricambio, nuova energia, soprattutto quando non lo si passa per poi non esserci, ma lo si passa per continuare a correre vicino a chi lo ha raccolto. E quindi io personalmente sono per le cariche di mandati brevi, per le rotazioni, perché portano più energia. E credo che oggi sia innestata una gran bella nuova energia, io personalmente ne sono felice, quindi con questo veramente formulo a Renza un augurio da parte di tutte le persone con le quali ho condiviso questi ultimi anni, veramente un augurio e dall'altro lato un impegno a continuare a essere insieme presenti. Credo che faremo, non so quanto faremo, ma quello che faremo lo faremo, continueremo a farlo bene. Grazie. Va bene, signori, io adesso posso solo che ringraziarvi, augurarvi buone vacanze, buone ferie, in Italia logicamente, tutti. E niente, Renza, ma anche Andrea, comunque alla prossima, perché io comunque il naso ce lo ficco in questo settore, ho da dire ancora delle cose, le dirò attraverso la rivista. Grazie. Di avermi concesso la lettura. Renza, sono felicissimo. Grazie. Andrea, auguri a tutti e grazie mille. Di buona, perché con questo coronavirus io ho tanta paura con le mie patologie. Dai, però speriamo che ci sia un buon settembre, dai, che ci troviamo. Dopo ci sentiamo poi. Va bene? Va bene, grazie ancora, grazie a tutti. Grazie, dottore. Arrivederci. Ciao.